Ciao a tutti. Allora, questa legge è la legge del Movimento 5 Stelle sulla criminalità organizzata. L'abbiamo costruita durante il primo anno e mezzo di lavoro qui in Regione insieme a magistrati, esperti, docenti, forze dell'ordine che ci hanno indirizzato su quelle che possono essere le competenze regionali in una materia che però è regolata principalmente da competenze nazionali. Dunque, è una legge che va a infilarsi in quei pochi margini di possibilità di intervento regionale in campo di antimafia, anticriminalità organizzata. Quello che abbiamo costruito però è un buon progetto di legge corposo che ha un suo disegno, una sua struttura che è così formata. Segue innanzitutto la linea di avviso pubblico, in modo tale da dare una struttura che vede la prevenzione primaria, secondaria e terziaria per la lotta contro la criminalità organizzata. All'interno di questa suddivisione, il cuore di questa proposta di legge è la costituzione di una commissione consiliare antimafia, ovviamente, fissa e non più in mano solo alla legislatura che di volta in volta si costituisce, in modo tale che sia un punto di riferimento sempre costante. Intorno alla commissione consiliare, quindi fatta dai consiglieri eletti, abbiamo però costruito tutti quelli che sono dei comitati di tecnici e di esperti che possono dare il loro contributo e soprattutto la loro esperienza, la loro competenza per la formazione dei consiglieri che poi possono legiferare in materia corretta o anche solo fare formazione, cultura, attività di contrasto che non è solo legislativa. E allora intorno alla commissione consiliare c'è il comitato per gli appalti pubblici, il comitato degli esperti di antimafia, l'osservatorio per la legalità. E soprattutto c'è il centro documentale perché bisogna conoscere il fenomeno della criminalità organizzata. Per combatterlo seriamente ci deve essere un centro documentale che ci monitora costantemente quello che sta succedendo in Regione Lombardia. Poi ci sono altri punti fondamentali e molto innovativi sui quali abbiamo fatto delle proposte. Il cuore, uno dei più importanti, è quello dell'anticorruzione anche per i gruppi politici. Vale a dire, la legge 190 prevede che questo piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione venga effettuato presso tutti gli enti pubblici e quindi viene effettuato in consiglio regionale, viene effettuato in giunta regionale, ma non vengono coinvolti i gruppi politici. Allora la nostra proposta è che anche i gruppi politici realizzino un piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione ed è suggerito dentro in questa proposta di legge. Poi altri piccoli interventi minori, ma che comunque rinforzano la legge e che riguardano ad esempio il rinforzo della polizia locale, che è un ente che deve avere davvero molte più competenze, molta più forza nel fare contrasto alla criminalità organizzata. La legge è già stata depositata perché l'abbiamo terminata prima ancora che esistesse l'ex, quindi in realtà è già depositata. Però tutti i vostri contributi, che speriamo siano numerosi, verranno poi inseriti cammin facendo nell'arco della discussione all'interno della Commissione Antimafia. Aspettiamo numerosi contributi. Ciao!